where the love at? Guys, eccoci tornati in un nuovo episodio di Dragon Ball Z Budokai 3. In questo episodio vi mostrerò come sbloccare tutti i personaggi e tutte le saghe segrete. Ora, so che questo magari sarà un pochino un episodio un po' più lunghetto degli altri, però intanto va fatto, secondo me, ragazzi. Facciamo tutta una tirata, così è meglio. Mi raccomando, sempre massimo supporto e tutti i link utili trovate sempre in descrizione. Allora, questo è il primo personaggio che possiamo sbloccare, che è Bardock. Allora, praticamente, dopo aver completato la saga di Goku, la ricominciamo e anziché, proprio questa è la parte iniziale, proprio la prima battaglia quindi contro Radish. Anziché andare a combattere con Radish, ci dirigiamo alla navicella di Radish e qui in automatico ci troverà Bardock, ci sbloccherà proprio Bardock in automatico, ragazzi. Bene, ho trovato qualcosa. Ed eccolo qui, ragazzuoli, ed eccolo qui. Ecco qui, ragazzi, abbiamo sbloccato Bardock. Non ha una saga, né una storia, niente. Direttamente sbloccato così. Ora vi mostrerò l'altro personaggio che si sbloccherà successivamente dopo la battaglia contro Radish, prima di sconfiggere Nappa. Sì, lo so, ragazzi, non c'entra nulla il Super Saiyan, però per fare così la saga, giusto subito veloce il combattimento. Quindi, ok, dopo aver battuto Radish, ragazzi, ci dirigiamo velocemente. Allora, una volta battuto Radish, ci troveremo qui all'Osservatorio del Supremo. E il secondo personaggio che sbloccheremo è Kid Goku, quindi Goku della prima serie di Dragon Ball. Prima di andare a battere Nappa, che è questo punto rosso qui, dobbiamo dirigerci alla casa del nonno di Goku. Quindi, sempre, ci dirigiamo qui, ragazzi. Il punto l'avete visto? Ecco qui. Intanto mi dà anche l'obiettivo, ve lo mostro. Hai sbloccato Goku bambino, Gohan ragazzo, adolescente e GT, Great Saiyan, scusate, e Goten in Budokai 3. Va tutto bene nel futuro? Ascolta, nonno, tu conoscevi lo stregone del toro, giusto? Io ho sposato sua figlia, Kiki. Abbiamo anche un figlio che si chiama come Gohan, proprio come te, nonno. La prossima volta li porterò con me, così li conoscerai. Bene, ora devo andare. A presto, nonno. E intanto, ragazzi, abbiamo sbloccato questo secondo personaggio, Goku bambino. Per il terzo personaggio, che sarebbe Cooler, dobbiamo andare alla saga di Namek, ragazzi, e battere per la prima volta Freezer. Ora intanto io vado avanti con la storia. Una volta battuto Freezer per la prima volta su Namek, compariranno questi tre punti sulla mappa. Noi dovremo dirigerci a questo punto qui, a questo sulla sinistra, per attivare la nuova missione segreta. In questo caso la prima battaglia sarà contro Vegeta Super Saiyan. Ora ve la mostro, ragazzuoli. Questa è l'aura di Freezer. È ancora vivo. L'aura di Freezer è improvvisamente sparita. Kakarot, come ben sai, i Saiyan diventano più forti ogni volta che tornano in vita. Ora che sono risuscitato, Freezer non avrà scampo contro di me. Sono stato sconfitto sulla Terra, ma adesso tocca a te pagare, Kakarot! E quindi adesso giustamente si avvierà questo nuovo combattimento, ragazzuoli! Kakarot! Ore wa mezameta! スーパーサイヤ人にな。フリーダすらこの俺があっさりと片付けてやったぜ。異常になりきれん貴様とは違うんだ。さあ、一戦え、カカロット。ジーク。カカット。勝負だ。Bene, ragazzi, questa battaglia qui non ve la taglio, perché sinceramente è una battaglia che fa parte della saga segreta, quindi va tenuta, secondo me. Ecco, qua è in ritardo un pochettino, ma vabbè. Io, ragazzi, qua c'ho il Super Saiyan 3 direttamente. Qua, quindi utilizzare direttamente in quello, appunto. Vai Goku, no. Perché non mi teletrasporti? Qui ovviamente, ragazzi, io ve le tengo perché secondo me sono giuste, perché sono parte di questa saga qui, altrimenti ve le avrei tranquillamente tagliate. Come per esempio le battaglie che abbiamo già visto, ovviamente non ve le taglio. Qua sto cercando di fare più in fretta possibile. Dai, Vegeta, cerca di... non sto facendo neanche il Dragon Rush 0, raga, proprio per fare veloce.
サイヤ人は天下無敵じゃなかったのか。ちくしょう、いつか必ず貴様を超えてみせると、カカロット。ああ、いつでも相手になる。なんだ、フリーザよりでけえ気が近くに現れた。Ecco, e dopo aver battuto Vegeta, si sbloccherà quest'altro punto qui, vicino alla navicella di Freezer, che in realtà è Cooler, ragazzi. Così è lui che possiede un livello, un così livello, alto livello di aura. Pensavo che Freezer fosse stato sconfitto da Vegeta. A quanto pare sei stato tu a uccidere mio fratello. Questo è per lui! Io sono più forte di mio fratello. Dovrai impegnarti seriamente se non vuoi morire all'istante. Samaka! Freezer o tawise. Saiyajin wa inaurushi da! No! Koitsu! Freezer ijou no power da! Ecco, adesso ragazzuoli, intanto sblocchiamo Cooler. Qua, scusate il ruttino. Ruttino. Qua andrei un pochino di Dragon Rush, ragazzi, perché... Ecco, qua Cooler, guardate le trasformazioni di Freezer e Cooler sono così. L'avete notato? Che sono fighe. Vediamo se riusciamo a vincere. Manco per il cacchio! Cerchiamo di velocizzarci. Allora, questi... dato che abbiamo questo quest'alto rischio di fail, raga, direi di fare così. Vai così e vediamo se gli facciamo il super dragone. Zero. Niente, zero, raga, ci fa ritrasformare in normale. Maledetto, guardate che furbo. Adesso ci fa la supernova addirittura. Volevi, Vai col Kaioken almeno. Mamma mia, ci sta facendo leggermente il culo Cooler. Non possiamo fare nulla che se non ricaricarci l'aura, ragazzi. E andiamo di terzo livello. Mi si conviene spammare un po' di teletrasporti, altrimenti qua non riusciamo a vincere, non riusciamo a finire subito. Perché Cooler oggi è bello agguerrito, raga, qui. È inutile che... non ve le voglio tagliare queste parti, perché alla fine fanno parte della storia, ragazzi, a mio avviso. Sono parti della storia effettive, quindi non c'è bisogno di tagliarle. Beh, Cooler, hai rotto le scatoline, Allora, una volta battuto Majin Buu, la prima forma, quindi quello Fat, ci sbloccherà questi due punti. Ecco, noi dovremo andare al primo, in modo che ci sarà un dialogo, e poi dovremo proseguire con la storia principale, ragazzi. Quindi, vi faccio vedere. Goku! Ah? Kaioshin? Cosa ci fai in questo reame, ma dai! Qualcosa mi preoccupa. Avverto una presenza malvagia diversa da Majin Buu. Qualcosa di veramente orribile. Non percepisco niente di simile, ma farò attenzione. Grazie, Kaioshin. Spero sia solo il frutto della mia immaginazione. Tornerò sul pianeta di Kaioshin. Abbi cura di te. Ecco, da qui poi dovremo riprendere la saga principale, ragazzi. Se non sbaglio dovremo battere poi con... dovremo finire la battaglia con Vegito prima. Quindi prima di Kid Buu, se non sbaglio. Cos'è? Un'energia maligna. Potrebbe essere molto più pericolosa di Majin Buu. C'è qualcosa di strano anche laggiù. Kakarot, io fermerò Majin Buu. Tu risali alla fonte di quell'energia.
Vegeta, scusa, sei già morto. Se muori di nuovo, anche la tua anima sparirà. Non morire, Vegeta. Ti sono debitore. Va bene, andiamo. Devo rintracciare la fonte di quanto prima. Aspetta, devo rintracciare la fonte quanto prima. Per il bene di Vegeta. Ok, vado. Ecco appunto, adesso. Quindi dobbiamo battere Super Buu con Vegito, ragazzi. E Inside Buu, dentro di Buu. Quindi le prime due battaglie della saga di la battaglia contro Majin Buu Fett, ecco. Quindi prima di Kid Buu si sbloccherà questo punto, perché appunto abbiamo ripetuto per la seconda volta la saga di Goku. Ecco, si svierà qui la storia di Broly. Kakarotto! Bene, Broly. Questo qua mi ricordo, ragazzi, che è stata una battaglia veramente. Da piccolo mi ricordo quando non riuscii a trovarlo, mamma mia. Dicevo, minchia, Broly, non riesco a sbloccarlo, cavolo. Ma però nel gioco c'è, lo vedevo. Ma però non si può sentire, ma avete capito il concetto. Vai, Broly, Brolino, ti vedo leggermente scarichino oggi. Non sei molto energico. Come mai? Non ci fai la meteora gigante? E se non fai la meteora io ti posso fare il Dragon Rush? Cosa dici? Io ci provo, Broly. Almeno il primo ce lo siamo levati, che è quello più biccioso. E anche il secondo, riusciremo a fare la Kamehameha teletrasporto? E ovviamente no! Maledetto Broly. Però lo vedo un pochettino moscio, raga. Non so perché è moscino. Sarei io che sono diventato forte, ma neanche per il cavolo. Dai, Broly. Ole, va tutto molto rapidamente, raga, col terzo livello. お前が俺を恨んでたんは分かった。もう俺も死ぬわけにはいかねえんだ。お前は強かったぞ。すごく。だから今度はいいやつに生まれ変わるよ。そうなったら俺はいつでも相手してやっかな。 修行も一段落だな。あ、なんだ？変な紙切れが空から落ちてきたぞ。何何？俺のパパとフュージョンして俺たちと戦う天下一武道会で待つ謎の戦士より。 こりゃトランクスとゴテンの仕業だな。それにしてもオラとベジータでフュージョンか。ベジータ、奴に勝つにはフュージョンするしかねえんだ。おめえがそうまで嫌なら。 情けをかけるつもりか。貴様に情けをかけられるくらいならカカロット、俺とフュージョンしろ。ベジータ、わかった。じゃあよく見ておいてくれ。このポーズを左右対称にやんだ。フュージョン。
この俺がそんな格好をするのか。行くぞカカロット。ヒュージョン。はっ。俺は悟空でもベジータでもない。俺は貴様を倒す者だ。ベジータのやつフュージョンしてくれんのかな。とりあえず行ってみっか。ecco quella scenetta che vi ho mostrato ragazzi faceva parte del, della storia, perché appunto qui adesso al torneo mondiale dovremo sfidare Gotenks, appunto perché si otterrà questa parte di storia battendo appunto Broly e avendo la capsula del quarto livello che si sblocca battendo Kid Buu con la Genkidama, con la Super Spirit Bomb. Quindi andiamo avanti. Vegeta! Kaku wa dekita mitedo na. Urusai. Sassa to muko no shigemi ni iku zo. Natta yo, sonna kakureru mitei ni. Shonben sun ja ne en da kara. Yakamashii. こんな人通りの多いところであんな格好ができるか。さあ、かっこいい。あ、ここならいいだろう。やるぞ、ベジータ。ヒュージョン。ガキの遊びに付き合ってやるか。フュージョンの経験なら俺の方がはるかに上なんだ。親父たちにだって負けるわけねえぜ。子供が親に勝つのはまだ早いぜ。Perfetto ragazzuoli, qua adesso la fusion non so se scade, fortunatamente no, non scade. Anche Gotenks diventa Super Saiyan. Mamma mia raga, che bella battaglia questa. Qua abbiamo il problema adesso che Laura Burst non si consuma per entrambi, presumo. Ecco infatti, però ci rompe il chiudo. Beh, abbiamo vinto. Guardate il poster Mr. Satango. Minchia, si è fatto male Gotenks. Dovrebbe avere la chiamata Big Bang teoricamente, giusto? No, il colpo dell'animo, ok. Errore mio. Ok, leggermente incazzato Gotenks. Minchia, mamma mia. Becca di questo. Vai, colpiamo. Che cavolo, maledetto. Battaglia accesissima comunque, raga. Mamma mia, questa sì che è una battaglia. Becca di questo. Vabbè, ma dai. No, vabbè, di nuovo X, no, cacchio. Che cavolo, no. No, mamma mia, raga. Cioè, alla fine mi ha battuto e poi l'ho ammazzato io con Ring Out. Cicciò! Hara no joushi ga waruku nakia. Oyaji tachi nante rakushou datta no ni yo. Oi, oi. Mr. Satan level no iiwake ja ne ka.
Per sbloccare Goku di quarto livello è necessario ripetere il Dragon Universe di Goku, arrivare alla saga di Majin Buu e sfidare direttamente Super Buu evitando il percorso di Broly. Arrivati alla battaglia contro Kid Buu, sconfiggiamolo con la Super Sfera Genkidama. Una volta battuto, dirigiamoci alle isole a sud, dove si avvierà questa scena. No, nanda koka? Wakannei kendo, karada ga uzuiteru. Nanka anno ka? Nanda? Atama ga wariru you ni te. どうしたんだ。俺の体が変身しちまってる。けど、すげえパワーだ。 おった。 こうしてる場合じゃねえ。 先急がねえとな。 Una volta eseguita tutta questa procedura, ragazzi, ci dirigeremo a Wet City, dove ci attenderà Bulma, che ci consegnerà il Dragon Radar. Mi raccomando, ragazzi, questa parte la dovete fare solo ed esclusivamente se avete l'abilità Super Saiyan di quarto livello, che vi ho mostrato prima come sbloccare. Ah, Goku, dai un'occhiata a questo. Eh? Non è il radar del drago? Da dove arriva? Guarda, anche se accendo l'interruttore in questo modo non si vede nulla, e non è nemmeno rotto. È la prima volta che vedo accadere una cosa del genere, ma niente mi impedirà di scoprirne la causa. Ah, mi dispiace per tutto questo disturbo, fammi sapere quando scopri qualcosa. Ecco, quel ci dà il Dragon Radar adesso. Successivamente, ragazzi, dovremo dirigerci al torneo mondiale, dove affronteremo Gotenks e successivamente sbloccheremo la battaglia contro Omega. Una volta battuto Gotenks, ragazzi, e terminata la sua scena, si avvierà un'altra scena che adesso dovrebbe avviarsi in automatico teoricamente, quindi no. Nanda? Dragon Ball kara Shenron ga takusan tobidashite itsumatta. Omae tachi wa Dragon Ball ni tayuri sugita no do. だから私たち上空流が地球に制裁を加える。今のは恐ろしい気だ。オラじゃとても叶わねえ。けど、とにかく奴を止めねえと。 Ok, una volta battuto Gotenks e terminata la sua scena, si avvierà in automatico quella scena che abbiamo visto, dopodiché ci sarà la battaglia qui a Central City contro Omega Shenron. Hai deciso di venire qui a morire tutto solo, eh? Mi hai evitato il disturbo di venirti a cercare. Non perderò tanto facilmente. Beh, sembra che tu sia diventato più forte, ma non sei comunque al mio livello. Accidenti, non riesco a ucciderlo nemmeno nella forma di Super Saiyan 4. Per te è finita. Non contarci. Vegeta. Thank you.
助けに来てくれたんか。援軍が来たか。だが雑魚が何人集まろうとも雑魚は雑魚だ。カカロット、貴様も分かっているはずだ。このままでは勝ち目がないとな。くそ。ああ、分かってる。異心論のやつ、とてもじゃねえけど、俺たちがかなう相手じゃねえ。カカロット、フュージョンするぞ。お？フュージョンしてやるって言ってるんだ。さっさと準備しやがる。俺は嬉しいぜ。フュージョンしてっておめえの口から聞けたのがよ。最高だぜ、ベジータ。フュージョン！はっ！誰だ貴様。何をしに来たのだ。俺が誰かって。そうだな、俺は貴様を倒すものだ。Ovviamente ragazzi, sbloccheremo anche Gogeta quarto livello, ovviamente, una volta terminata questa battaglia. Il problema è che qua la fusion ha la scadenza, quindi è un po' un problema, perché poi col Dragon Rush anche si scala più velocemente. Però almeno uno questa gli abbiamo fare. Beh raga, riusciamo ad assestargli un bel danno. Vai! Mi immaginate di minarlo così, non penso. Invece sì! Tempo bacana! Kono watashi ga yarareru da to? Danga, samara ga ai ni Dragon Ball o tsukai tsuzukeru kageri, kono watashi no sonzai wa消えはしないぞ。ああ、分かってるさ。È così ragazzi, abbiamo sbloccato un altro obiettivo che lo vediamo subito. Hai sbloccato Cooler, Bardock, Broly e Super Omega Sharon. Sì, perché appunto adesso tecnicamente dovrebbe darci anche Omega Sharon. Ed eccolo qui. Ora andremo avanti ragazzi e sbloccheremo gli altri personaggi o le altre trasformazioni. Ok, allora il prossimo personaggio da sbloccare è numero 16, C16. Allora bisognerà giocare per la seconda volta il Dragon Universe di Krillin, battere Freezer, successivamente appariranno due punti rossi sulla mappa. Noi dovremo andare al secondo punto rosso, quindi questo qui vicino al villaggio Namek, e si avverrà una scenetta. Che sarebbe Ginyu quando appunto è stato trasformato, ha assunto le sembianze da Rospo di Namek. Mi hai spaventato. Le rane del pianeta di Namek possono aumentare la loro potenza, vero? Ecco, dopo di ciò, ragazzi, dopo questa scenetta, dovremmo catapultarci direttamente alla saga degli androidi. Ecco, una volta giunti alla saga degli androidi, anziché andare al punto rosso, quindi al Cell Game, dovremmo andare nella zona qua vicino al torneo mondiale, alle pianure, e qui incontreremo C16 ferito, appunto, dopo la battaglia contro Cell, e dovremo aiutarlo. お前か。頼む。俺をカプセルコーポレーションに連れて行って直してもらってくれ。必ず役に立ってみせる。いいよ。俺が連れてって頼んでやる。クリリンさん、そいつもドクターゲロの作った人造人間なんですよ。心配しなくていい。こいつは多分、悪いやつじゃないと思う。セルに飲み込まれた二人だって、そんなにひどいやつじゃなかった。よいしょ。
強い仲間が一人でもたくさん欲しい時だろ。Ok, una volta fatto ciò, ragazzi, ci dobbiamo dirigere semplicemente a West City e poi si sbloccherà in maniera automatica. Eccoci qui. Are? Krillin-kun? Sore ni kore te jinzou-ningen ja nai no? Ah, hai. So nan su kedo, koitsu naoshite yatte moraemasen ka? Warui yatsu ja nai to omou shi, budou daikai ni mo sanka shite kureru tte iu nde. うん、分かったわ。武道大会までには直してあげるから、安心してクレリンは修行しなさい。ありがとうございます。じゃあ16号また後でな。Ed ecco fatto, ragazzi, abbiamo sbloccato anche C16. Ora andrò a sbloccare il prossimo personaggio, che sicuramente sarà il vostro preferito, ossia Mr. Satan. Molto bene, come ho preannunciato, andiamo a sbloccare il personaggio che tutti voi adoravate, ossia Mr. Satan. Per sbloccarlo bisognerà rifare per la seconda volta la saga di Junior, la Dragon Universe Junior, arrivare nella saga di Majin Buu, arrivare al punto in cui come punto rosso apparirà l'Osservatorio del Supremo. Anziché andare qui all'osservatorio, dobbiamo andare più in basso, ragazzi. Così. Non sbaglio, era fino al palazzo. Ecco qua, al deserto. Ecco qui, mi ricordavo. Eccolo qui. Mi farei volentieri una birra. O anche solo un bicchiere d'acqua. Lui? Oh sì, come al solito sta cercando di salvare la terra. Ecco l'acqua, bevi. Oh, grazie. Ti devo un favore. Aiutami. Ci dà una capsulina. Vabbè. Rospo fritto aromatizzato. Cosa ci dà? La potenza di attacco aumenta. Not bad. Ma la difesa lo diminuisce. Vabbè. E dopo aver effettuato questa procedura, ragazzi, questo è un personaggio abbastanza easy da sbloccare perché non dobbiamo fare nessuna battaglia, dovremmo dirigerci a Central City, che dovrebbe essere questa. E qui incontreremo Videl. Kisama, ミスターサタンの娘か。神の神殿もすでに危ない。地球のどこかに身を隠したい。あなたは。私、父を探しているんです。どこにいるかご存じないですか？まさか殺されちゃったとか。いや、西の方の砂漠にいる。魔人ブーはサタンを殺していない。やつは魔人ブーがただ一人気を許した人間だった。俺たちの力で何とかしようとしていた。やつは魔人ブーと共にあることを選んだ。その時の記憶が残っているんだ。力は俺たちにかなわぬかもしれない。やはりお前の父は誇り高い世界チャンピオンだ。パパよ。Ed eccolo qui, ragazzi, sbloccato anche Mr. Satan. Ora ci dirigiamo per sbloccare il penultimo personaggio, che sarebbe Kaioshin. Ok, ragazzi, allora per sbloccare il Kaioshin dovremo ripetere la saga di la Dragon Universe di Gohan adulto e avanzare nella storia fino ad arrivare al punto in cui il punto rosso è quello alla navicella di Babidi. Ma noi non dovremmo andare qui per ora. Dovremmo dirigerci a nord-est, qua nelle montagne, e si avvierà una scena, se non ricordo male, con Vegeta. Gohan, cosa stai aspettando? Pensavo che stessi andando a sconfiggere Darbula. Sì, certo che vado. Qualcosa non va? Hai l'aria preoccupata. C'è qualcosa di diverso dal solito. È come se fosse ritornato il vecchio Vegeta. Spero che non accada nulla. E dopo questa scena, ragazzuoli, ritorniamo alla base, alla navicella di Babidi,
e sconfiggiamo Darbula. Dopodiché si avvierà nuovamente un'altra battaglia qui, in cui appunto dovremo sconfiggere Majin Vegeta. Questa qua la battaglia contro Darbula ve la salto, perché tanto fa parte della storia vecchia principale. Ecco ragazzi, appunto apparirà, si avvierà in automatico questa scena dopo aver sconfitto Darbula. No, così Babidi sta cercando di controllare la mente di Vegeta. Lo fermerò! E si avvierà nuovamente una battaglia qui, proprio alla navicella di Babidi contro Vegeta, ragazzi. Ok, Gohan! Ora Kakarotto ni yōu ga aru nda! Vegeta-san! Anna yatsu ni ayatsurare nai de! Ecco, questa battaglia qui ve la tengo perché fa parte alla fine della trama, ragazzi. Quindi è inutile skipparla. Vegeta, mi dispiace, ma oggi ti vedo poco reattivo. Dai, Vegeta. Come on, Vegeta. Minchia, Vegeta, oggi sei incazzato. Sei incazzato, eh? Minchia, oggi è una sfida a forza di teletrasporti. Comunque ragazzi, queste battaglie qui non ve le schippo, è inutile, perché vanno viste, almeno fanno parte della storia che non abbiamo ancora trattato, no? Quindi per me va registrata. Scusate se spammo moltissimo di Kamea, ma è per finire subito, ma a quanto pare servirà la Super Kamea, ma vabbè, non penso. Minchia, Vegeta, almeno completa una cacchio di combo. Basta, hai rotto. Mamma mia, che spammone, oh! Majin Buu ga full power ninatta do! Ma... Shimatta! Shikamo, nanika betsu no jaku na ki made kanjiru! Ecco, una volta battuto Vegeta, anziché andare al punto rosso, dovremmo dirigerci in questo punto specifico della mappa. Dovrebbe essere qui vicino. Queste zone verdi mi ricordano qualcosa più o meno. Aspettate, ecco qua, ecco appunto. Pianure, dove stai? Ecco qui. E qui si avvierà un'altra scenetta con il Kaioshin, dovrebbe esserci. Ah, Kaioshin! Ecco appunto, saga di Budokai 3, voglio vedere cosa ho sbloccato. Hai sbloccato Majin Buu, Super Buu Kid, Darbula e Kaioshin in Dragon Ball Z a Budokai 3. Perfetto. Ah, Kaioshin, è vero che Majin Buu si è risvegliato? Ma va? Sì, ma vedi? È sfortunatamente diverso dal Majin Buu che mi aspettavo. Sì, questo è ciccione. Majin Buu ha assorbito tutti gli altri Kaioshin ed è diventato un essere ancora più massiccio. Beh sì. Perché? Ma non c'è tempo di pensare a questo, Kaioshin. Sconfiggerò Majin Buu. Gohan, prendi questo. La pace sulla terra dipende solo da te. Cerca di dare il massimo. Grazie mille. Ok, ora vado. Sì, perché certo, giustamente sbloccando un personaggio ci dà più cosa per completare, per battere Majin Buu, ovvio. Ok, e ora l'ultimo personaggio, ma non per importanza. Andiamo a sbloccare Vegeta di quarto livello. Ok ragazzi, come avevo preannunciato, andiamo a sbloccare adesso come ultimo personaggio Vegeta Super Saiyan di quarto livello. Per sbloccarlo dovremo ripetere il Dragon Universe di Vegeta e arrivare alla saga di Majin Buu prima di andare a battere Super Buu con Vegito. Quindi questa battaglia qui, il punto rosso che si troverà qui, dovremo dirigerci là nei ghiacciai, dove si avvierà in automatico una scena con il Kaioshin. Vediamo, ecco qui. Vegeta! Chi sei? Kaioshin, hai un aspetto davvero strano adesso. Lasciami in pace. E cosa più importante, non percepisci un'altra strana potenza oltre a quella di Majin Buu? No, nessuna in particolare. È solo la mia immaginazione. In ogni caso stai attento. Ora, se vuoi scusarmi, l'aura che ha percepito il Kaioshin sarà quella di Broly. Ora noi dovremo semplicemente andare ad affrontare Super Buu con Vegeta, più che altro con Vegito. Dopodiché vi mostrerò l'altro passaggio da fare. Una volta battuto Super Buu con Vegito e Buu all'interno del suo corpo, dovremo dirigerci qua nelle isolette in fondo a sud e si avvierà un'altra scena e qui ci sarà il combattimento con Broly, che ovviamente questo non vi salterò perché non l'abbiamo fatto in questa parte di Vegeta. Ecco, adesso non ricordo il punto preciso,
Ma teoricamente dovrebbe aversi in automatico. Teoricamente, però mi ripeto, non ricordo bene. Ecco qui, quel Kakarot, come osa darmi ordini? Non mi sono ancora arreso. Kakarot è indubbiamente forte, ma io lo supererò, costi quel che costi. Quindi, non farti sconfiggere da nessun altro che non sia io. Sbarazzati di Majin Buu il prima possibile. Sì, lascialo a me, Vegeta. Da dove è saltato fuori? Ho trasmesso il tuo ardente monologo tramite la mia telepatia. Così come la voce di Goku. Che stronzo. Ehi, chi ti ha chiamato? Una volta terminata la scena, ragazzi, basterà direttamente andare al punto rosso e qui affronteremo Broly. Nandato? Questo è Saiyajin. Bacana, 俺たち以外にサイヤ人が生きているはずが。 Kakarotto! 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 Come sempre, il nostro amico Broly ci dedica le sue perle di saggezza. Qui adesso dovremo scatenare il Super Saiyan di secondo livello per poterlo contrastare. Sapete che Broly è leggermente alla cazzimma, quindi... Aia, no, va bene, volevo fare un'altra cosa. Broly, però non me dai tempo. Non ti fare la Dragon Rush, per favore, grazie. La vado con un calcio, con un semplice stomp. Vabbè, ragazzi, spamiamo un pochino. Ehi, volevi, Broly? Volevi, eh? Minchia, Laura si recupera in maniera lenta. Mamma mia, che lento. Ok, vai. Bravissimo, Broly. Ecco, bravo. Mamma mia, perché però l'analogico si incanta, raga. Veramente è pallosissimo. Riusciamo sempre a contrastarlo, però. Mi spiace per te, Broly. Vai adesso, mamma mia. Vai di Big Bang aggressivo. Beh, raga, vabbè, avrà vinto, però almeno gli abbiamo levato un po', dai. Almeno gli abbiamo levato un po'. Comunque alla fine questa fa sempre parte della storia, quindi nel senso fa sempre parte della trama principale, quindi è inutile skipparla almeno questa. Che altro la saga What If è vinto l'italiano perché non l'abbiamo fatta in passato, mentre le altre battaglie sì. Quindi è inutile farle. Pensavo si fosse fermati di nuovo. Beh, basta non dettina. Ok, così. Cos'è quell'energia? Questa energia spaventosa? Non sembra malvagia, ma mi preoccupa. Diamo un'occhiata. Ecco, adesso, ragazzuoli, anziché andare al punto rosso, dovremo semplicemente andare, ragazzuoli, alla torre del Supremo e poi via le scene. Piccolo, tu sei a conoscenza della vera natura di questa misteriosa energia sparsa sulla Terra. Parlamene. Una volta che lo saprai, cosa farai? Perché mi chiedi questo? Mi chiedi perché? Potrebbe essere pericolosa per la Terra. Potrebbe essere necessario il mio intervento. Ah. Riguarda la vera natura di quell'energia misteriosa, non posso dire nulla. Ho giurato di tenere il segreto. Wow. Allora non può dirmelo. Non sembra un tipo pericoloso, ma mi dà fastidio che tenga nascosto qualcosa. Allora farò le mie ricerche e scoprirò la sua vera natura. È diventato un terrestre ineccepibile. Minchia, grazie, Junior. Ora dovremo dirigerci al punto qui, proprio in basso, subito
subito qui, subito dopo il Palazzo del Supremo, in queste casette, e qui ci troveremo Bulma. Ara, Vegeta janai no. Dou shita no yo ittai? Kono chikyu ni imamade ni nai bishitsu na ki no mochinshi ga arawareta. Bulma, nani ka joufou wa nai? Sore, kitto Son-kun no. 新しいスーパーサイヤ人に目覚めたって聞いたわ。なんだと？新しいスーパーサイヤ人？スーパーサイヤ人4ってところかしらね。ふざけやがって。また俺はカカロットに差をつけられちまったってのか。は負けんぞ。必ずカカロットを倒してやる。ベジータ、いいわ、しばらくしたらうちまで戻ってきて。なぜだ。いいからいいから、それまで孫君と戦おうなんて思っちゃダメよ。じゃあ後でね。Ecco, adesso dirigendoci a West City, Bulma ci darà la capsula per diventare Super Saiyan di quarto livello. Adesso mi ricordo dove è West City. Dovrebbe essere questa, esatto! Vegeta! Ciodo yokatta wa! Ima dekita tokoro yo! Ittai nan no hanashita? Nani ga dekita to iu nda? Kore yo! Kogata Bluetooth hassei sochi!孫君はこのブルーツ波を浴びてスーパーサイヤ人4になったらしいの。何？ということは、あんたもなるのよ、スーパーサイヤ人4に。同じサイヤ人なんでしょ。孫君が慣れてベジータが慣れないことはないはずだわ。そうか、ありがたくいただいていくぞ、ブルマ。ほんと、戦い好きなサイヤ人なんだから。Ecco, adesso ragazzi, dopo aver sbloccato l'esperienza di quarto livello, teoricamente sarebbe finito qui. Però c'è una cosa da fare, c'è qui l'ultima battaglia da fare, che sarebbe quella contro Goku di quarto livello, quindi andremo ad affrontarla subito. Cosa ne dite? Yo Vegeta, mi scacciamatta na. Cossuri shigyo shite, ato de odorokasete yaro to motte tanda na. Ore no saikou no chikara, tameshite miru kai? なんという気のデカさだ。俺は負けられん。俺はサイヤ人の王子なんだ。Esatto, Vegeta. In più noi abbiamo anche il Super Saiyan di quarto livello. Mi spiace Goku, lo dovremmo utilizzare già. Ok, cazzo, allora. Ho sbagliato. No, giusto, però è andato bene. Ci ha trasformati almeno. Vabbè, mandiamo via Goku con un bel Galico. E in più carichiamoci, vai, che siamo pronti a trasformarci. E trasformiamoci in quarto livello. Ok, ciao Goku. No, no, noi. Noi non vogliamo guai, Final Shine! Oh, mamma mia, raga. Mamma mia, quanti danni, raga. Mamma mia, ci vuole secondo me questa battaglia per proprio per completare. Beh, manco a farla apposta, per concludere proprio come si deve quest'altro videozzo. Vai Goku! Final Join! Comunque il Super Saiyan di quarto livello qua è illegalissimo, perché leva un casino. Scusate, come si fa l'altro combo? Ok. No, dov'è? Attacco di... Ok, perfetto, ok. Final Shine! Vabbè, finiamolo col Final Shine normale. Ok.
さすがに強いな。俺の負けだ。最高だぜベジータ。勝ったのか。俺はカカロットに待っていた。この時を待っていたぞ。俺がカカロットに勝利する日を。E in più, ragazzi, ci dà anche la capsula di Gogeta di quarto livello e Goku ammette che Vegeta è superiore a lui, ma questo era scontatissimo. Comunque, ragazzuoli, spero che quest'altra parte vi sia piaciuta. Invito a lasciare un bel like, condividere l'episodio per supportare la serie, iscrivervi al canale se siete ancora iscritti, attivare la campanella in modo da ricevere tutte le notifiche del canale. G2A Instant Gaming è sempre in descrizione. Detto questo, appuntando al prossimo video di Budokai 3, sì, perché c'è un altro episodio, appunto, in cui faremo il Dragon Universe di Broly. Ci vediamo al prossimo episodio, guys. Ciao!